Ok, lo ammetto, questo sarà un video molto diverso dal solito. Non sono mai stato un esperto di videogiochi, anzi, sono una completa frana. Ma, soprattutto da ragazzo, mi sono spesso divertito con alcuni giochi che probabilmente le generazioni di oggi non degnerebbero minimamente di uno sguardo. Per cui, dato che uno degli scopi principali del mio canale è farvi tornare indietro nel tempo, mi sono chiesto, perché non parlare di 5 videogiochi nostalgici dei cartoni animati? E ve lo dico onestamente, alcuni di questi, seppur abbiano una grafica e una qualità peggiore, restano in ogni caso nettamente migliori di alcune cagate a cui giocate voi oggigiorno. Scusatemi, ma è la verità. Detto questo, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, lasciate un bel like e iscrivetevi. Vi auguro, come sempre, buona visione. Togliamoci subito il pensiero, come non potrei citare uno dei primissimi videogiochi dei Simpson. Questo gioco ha unito in maniera eccellente due delle cose più popolari degli inizi anni 2000, ovvero i Simpson con il wrestling. Chi lo avrebbe mai detto da un gioco il cui titolo è Simpson Wrestling? Potreste dire, non è nient'altro che un simulatore di wrestling con i personaggi dei Simpson. E vi sembra poco? Homer che strangola l'avversario come fa con Bart. Ned che invoca i fulmini grazie alla benedizione divina. Krusty il clown che lancia le torte in faccia al suo avversario. Il giardiniere Willy col rastrello e i vari attrezzi. Ma soprattutto, la terrificante Marge con in mano la padella. Cosa volete di più, signori? Beh, volendo, avrei potuto parlare del videogioco decisamente più famoso della storia dei Simpson, ovvero Hit and Run, ma quello, a parer mio, merita un video interamente dedicato. In più, Simpson Wrestling è decisamente più nostalgico, dato che è uscito molto prima, per cui meritava in tutto e per tutto un posto in questa classifica. Ok, se non conoscete i Rugrats, chiudete immediatamente questo video. Ovviamente sto scherzando, vi prego, non chiudetelo. In ogni caso, i Rugrats sono stati senza alcuna ombra di dubbio uno dei cartoni animati più popolari tra i ragazzi nati negli anni 90, portando addirittura alla realizzazione di ben 3 lungometraggi. Seppur i protagonisti di questo erano semplicemente dei poppanti, la loro incredibile caratterizzazione, unita alla formidabile struttura della trama, hanno reso questo show uno dei più imperdibili tra noi ragazzi, così come tutti i videogiochi associati a esso. Ovviamente, per questo video, ho deciso di parlarvi del primo mai creato, ovvero Rugrats alla ricerca di Reptar, nel quale, proprio come in ogni episodio della serie, dobbiamo superare numerose sfide e avversità suddivise in altrettanti minigiochi. Il tutto per poter recuperare Reptar, il giocattolo disperso di Tommy. Oh, eccolo qua! Ma dove sono tutti i pezzi? Dentro! Che cosa è successo, bambini? I casi sono due, o mancano dei pezzi o è il puzzle più facile che abbia mai visto. Non ce la faccio, troppi ricordi. Come non conoscere Bugs Bunny Lost in Time e il suo incredibile sequel, Bugs Bunny e Taz in viaggio nel tempo? Probabilmente il gioco più conosciuto tra quelli presenti in questa lista, o almeno credo. Questo perché il gioco ha avuto un incredibile successo. Qualsiasi ragazzo nato negli anni 90 ricorderà con amore questo titolo, che sia stato grazie ai colori fortemente accesi, per la possibilità di viaggiare nel tempo, o semplicemente per poter giocare con uno dei personaggi più iconici di sempre. Bugs Bunny Lost in Time rimarrà per sempre una pietra miliare dei videogiochi. Inoltre, come non menzionare quelle stramaledette carote d'oro? Capisco, vederlo oggi il gioco è estremamente semplice, ma immedesimatevi in un bambino di 5 anni alle prime prese con un videogioco. Per me, quelle carote d'oro rimarranno un trauma per tutta la vita. Ora le cose iniziano a farsi serie, anzi, serissime. Toy Story 2, Buzz Lightyear alla riscossa, è probabilmente uno dei migliori ricordi della mia infanzia. Questo non unicamente perché il protagonista era Buzz Lightyear di Toy Story, uno dei migliori film d'animazione della storia, ma
anche perché il gioco era incredibile. Veramente, ragazzi, non ci sono altre parole per descriverlo. Era incredibile. La possibilità di muoversi nel mondo di Toy Story, in scenari come la camera di Andy e la fattoria dei giocattoli, poter sparare con il mirino di Buzz, ritrovare i vari soldatini dispersi, cadere con stile. Questi sono solo alcuni piccoli dettagli di questo incredibile gioco. Inoltre, rispetto al prequel, ovvero Buzz Lightyear, Comando Stellare, è stato un netto miglioramento, essendo più veloce, più vasto, più spettacolare e nel complesso molto più divertente. Nel caso non l'abbiate già fatto, recuperatevelo. Rivederlo oggi sembra quasi impossibile che sia stato pubblicato su PlayStation 1. Il gioco è una gioia da guardare e da giocare, e non solo è uno dei migliori giochi di cartoni animati di sempre, ma, a parer mio, è uno dei migliori giochi mai realizzati su PlayStation 1. E pensate, non siamo ancora arrivati alla prima posizione. Iniziate a intendere la bellezza di questi giochi. E al primo posto. Il momento della partita che preferisco. La fine del gioco. E finalmente siamo arrivati alla prima posizione. E chi se non altro, se non l'iconico videogioco di Hercules. Durante il periodo d'oro della PlayStation 1 uscì una quantità innumerevole di titoli marchiati Disney, come A Bug's Life, Tarzan, Le Follie dell'Imperatore, Aladdin, Il Re Leone e molti altri ancora. Tuttavia, Hercules è stato, senza alcuna ombra di dubbio, il migliore fra questi. Questo incredibile platform 2D ha perfettamente catturato lo spirito dei vari film d'animazione Disney, con uno stile invecchiato magnificamente, struttura di gioco ben elaborata e divertentissima, che sfida i veri Crash Bandicoot e Super Mario, ottime sequenze di Black Run mozzafiato e una colonna sonora fantastica che ti trasporta immediatamente nelle fantastiche ambientazioni del videogioco. Ora, ascoltatemi bene, forse, molto probabilmente, è quella dannata nostalgia a parlare. Ma, in fondo, ognuno di noi sa che fra tutti i giochi elencati in questo video, Hercules, seppur non sia quello con la qualità o la trama migliore, proprio per via del suo semplice scorrimento, delle magiche ambientazioni e del ricco gameplay, è quello che verrà giocato più a lungo nel futuro. Magari anche sul retro di un'auto a energia solare a guida autonoma di uno dei vostri pronipoti. Perché questo non è solo un gran videogioco, ma è anche un videogioco su Hercules, uno dei migliori cartoni animati di sempre. Detto questo, signori, siamo giunti alla conclusione del video. Ditemi nei commenti se conoscete altri videogiochi sui cartoni animati che rievocano la dannata nostalgia. Condividete questo video ai vostri amici. Facciamo in modo che questi giochi restino sulla memoria di tutti, anche delle nuove generazioni. Grazie per essere arrivati fino alla fine. Ci vediamo ad un prossimo video. Statemi bene, alla prossima!